Potresti raccontarci la storia di Thermo Shoe e delle calzature Sun Shoes e come è nata l'idea? Thermo Shoe nasce più di 50 anni fa come suolificio, come parecchi in questa zona, ma la vera rivoluzione è arrivata con la seconda generazione dei titolari, che hanno avuto la grossa intuizione di capire che con gli stessi macchinari con cui si producevano suole si potevano produrre calzature complete in materiale plastico, in materiale polimerico, e soprattutto con un'applicazione ospedaliera, dove c'è necessità di un materiale lavabile. Questa evoluzione ha portato a stravolgere molto la produzione. Non è stato facile, perché non è stata solamente la produzione a cambiare completamente, ma anche la gestione dell'articolo, che non era più un prodotto venduto a altre ditte, ma un prodotto venduto come prodotto finale. Per cui gestione di magazzino, imballi, tutto quello che ci andava dietro. È anche vero che col senno di poi ne è valsa la pena, perché come suolificio forse non ci saremmo più. Come produttore di calzature professionali ospedaliere siamo diventati dei leader. Si fa sempre più attenzione alle materie prime. Che tipo di materiali utilizzate per la realizzazione delle vostre scarpe e come riuscite a garantire qualità e durata? Le nostre calzature sono interamente materiali polimerici, non utilizziamo altri materiali, non utilizziamo neanche nessun tipo di collante. Questi materiali noi li acquistiamo da ditte italiane che testano i materiali in laboratori specializzati per quanto riguarda resistenza, caratteristiche tecniche e durata, ma non solo, anche per quanto riguarda la salubrità del materiale. Sono tutti materiali a norma REACH e anallergici, perché è una cosa molto importante garantire anche per il cliente che non ci siano reazioni avverse. Oltre a questo, anche la calzatura finita viene ulteriormente testata in laboratori specializzati, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, sia per quanto riguarda il contenuto di eventuali ftalati piuttosto che metalli pesanti o qualsiasi altro allergene che ci potrebbe essere. Quali sono state le principali sfide che avete dovuto affrontare durante lo sviluppo e la produzione delle calzature Sun Shoes? Beh, noi siamo, e ne siamo orgogliosi, degli innovatori. Per cui, quando esplori delle nuove strade che nessuno ha mai percorso, non tutto va a finire bene. E noi continuiamo a testare nuovi materiali, nuovi metodi di produzione. A volte abbiamo delle belle sorprese, a volte succedono degli imprevisti. Ti dico solamente che qualche tempo fa abbiamo provato un nuovo materiale e durante la prova di tenuta in autoclave per la sterilizzazione è esplosa la scarpa. Per cui, vabbè, non era la strada giusta. E alcune reazioni o feedback più significativi che avete ricevuto dai vostri clienti? Allora, noi siamo veramente orgogliosi dell'innovazione, delle caratteristiche tecniche delle nostre calzature. Della durata, ma quello che sempre ci viene riconosciuto dalla clientela è che noi teniamo sempre molto presente è la comodità. Sono calzature che vengono portate molte ore al giorno, tutti i giorni. Devono essere comode. Uno le deve mettere la mattina e togliere la sera senza che abbia male ai piedi. Questa penso sia la cosa che quando sviluppiamo le scarpe teniamo nei primissimi posti, tanto che lo stampo campione di tutti i nuovi articoli lo facciamo sulla taglia di uno dei titolari perché lui le vuole personalmente provare per dire se vanno bene o no, per quanto riguarda la comunità. In quali paesi sono attualmente disponibili le calzature e avete in programma di espandere la distribuzione in nuovi mercati? Sicuramente sì, in Italia siamo molto ben posizionati, ma la nuova frontiera è ovviamente l'estero, prima la Comunità Europea e dopo anche altri paesi. Già abbiamo degli ottimi distributori in alcuni paesi, sia europei come la Francia, la Grecia, il Portogallo, anche extraeuropei come l'Inghilterra. C'è ancora molto da fare, ma è una cosa che facciamo con molta calma perché questo è un articolo di nicchia, bisogna di distribuzione particolare con ditte specializzate. Noi speriamo sempre di riuscire a trovare delle partnership con ditte molto introdotte e molto preparate in questo, anche per paesi molto grossi come può essere la Germania, dove stiamo cercando da tempo un buon partner.
State lavorando su nuove tecnologie o espansioni del prodotto? Avete qualcosa in programma? Noi sempre lavoriamo su qualcosa di nuovo e siamo da poco usciti con un nuovo brevetto che è il Drip and Dry, che consente di avere una scarpa a prova di rischio biologico, per cui eventuali liquidi non possono entrare all'interno della calzatura, ma è ventilata. E questa è una cosa molto importante, che ci viene da un lato richiesta per sicurezza dagli ospedali, ma anche la comodità di avere una scarpa ventilata va tenuta in considerazione. È stato un grosso sforzo per produrre questa scarpa, e questo brevetto dopo verrà anche riproposto su nuovi articoli che stiamo per lanciare. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.